Guardi, non è questo il punto, qua il punto è molto semplice. In questo momento storico ci sono Salvini, Meloni, Berlusconi che stanno lavorando dalla mattina alla sera per fare proposte che tolgono i soldi al sud. L'autonomia, ha detto Salvini che al primo consiglio dei ministri la faranno, il primo governo è caduto, il governo con Salvini, proprio perché io mi opposi all'autonomia. Ha detto che vuole riaprire il PNRR per fare cose, per prendere i soldi al sud e portarli verso nord. Ha detto che vuole un ministero al nord e ha detto pure che dobbiamo rivedere il patto per Napoli. Ora, se non facciamo fronte comune, noi del sud, noi campani, contro questo tentativo di esproprio di risorse al sud in questo momento storico, chi lo deve fare? Noi dobbiamo fare fronte comune e io lo chiedo a tutti coloro che si battono ogni giorno per questo obiettivo. Quindi lo chiede anche al governatore De Luca. Ma io non ho dubbi che tutti coloro che hanno a cuore questa regione sosterranno una campagna contro Salvini, Meloni e Berlusconi, che tra l'altro vogliono pure abolire il reddito di cittadinanza. Guardate che quello che sta provando a fare la destra italiana è rimettere i soldi in direzione del nord. Abbiamo ottenuto importanti risorse e non bastano quelle che abbiamo ottenuto negli ultimi 5 anni, figuriamoci se iniziamo a toglierle.